Ciao, qui Eli Prandi! Di recente abbiamo recensito una vecchia sottoserie delle Hot Wheels, i Road Wars, sulle confezioni europee Road Maniacs. Linea prodotta chiaramente da Mattel nel 1995, ma ambientata nel futuro, quando della nostra civiltà non sarà rimasto che i ruderi di alcune città separate da un vastissimo deserto. E su questo campo di battaglia ci saranno due squadroni a combattere: da una parte i pirati della strada Road Maniacs e dall'altra i mercenari della Crash Cavalry. Ma vi rimandiamo al nostro video qui su YouTube, sul nostro canale, per scoprire tutto della serie, spieghiamo di che cosa si trattasse e facciamo anche vedere tutti i personaggi con i loro fantastici veicoli. Oggi ci concentreremo sul bellissimo playset. Ecco a voi la Liberty Base, il campo di battaglia delle Road Wars. È un playset così scenografico che francamente c'è ben poco da dire, non dobbiamo fare altro che guardarla. In quello che resta dell'iconica Statua della Libertà hanno sede i combattenti della Crash Cavalry, mentre proprio lì sotto, in quello che sembrano essere i ruderi della base della statua, si nascondono invece i malvagi Road Maniacs. È chiaro che con questo giocattolo Mattel volesse stuzzicare la nostra memoria. Viene subito in mente la scena finale del film Il pianeta delle scimmie del 1968, che ha reso celebre questa immagine. Una produzione americana che aveva eletto a simbolo della nostra civiltà proprio il celebre monumento. Al termine della pellicola, il protagonista, vedendo la Statua della Libertà ormai in rovina, si rendeva conto che della nostra civiltà, appunto, non era rimasto nulla. Eppure, anche se tutti pensiamo a Planet of the Apes, già nel 68 questa immagine non era proprio una novità. È probabile che gli scenografi del film si fossero ispirati ad una copertina del 1953 di una rivista di fantascienza, Fantastic Universe. Il playset arrivava in una scatola piuttosto ingombrante. Una volta estratte le componenti, seguendo le istruzioni, potevamo assemblare un playset che raggiunge un'altezza di 55 cm. È veramente colossale se pensiamo che i suoi personaggini sono alti appena 4 cm. Oltre al playset, la scatola conteneva due personaggi in una variante di colorazione esclusiva, un rottame di automobile, nella quale in realtà i personaggi non possono essere infilati, ed un elicottero abitabile per il cattivo. Questi sono i personaggi compresi nel set. Abbiamo Big Jack McCarver per la Crash Cavalry e Skids per i Road Maniacs. Anche se sulla scatola ci anticipavano due colorazioni esclusive, in realtà vediamo che sono perfettamente identici a quelli venduti nei pacchi singoli con il veicolo e che abbiamo già recensito. In ogni caso, è bello avere un buono ed un cattivo già pronti nella scatola dei playset, così possiamo giocarci subito. Questo invece è l'elicottero che troviamo con il set, un vero e proprio veicolo perfettamente compiuto e non possiamo sbagliarci, appartiene a Skids, è scritto ovunque, sulle fiancate ed anche qui sopra, sugli adesivi che abbiamo applicato noi, troviamo tutto quanto nella scatola. Allora, apriamo la cabina di pilotaggio e facciamo che mettere subito il personaggino, voilà, pronto per decollare e bombardare la base dei suoi nemici. Stiamo per vedere le divertentissime funzioni elettroniche di questo playset. Sotto il veicolo apriamo il vano batterie per inserire due pile stilo e invece sul lato destro troviamo il bottoncino blu da premere per compiere la magia. Oltre alle funzioni elettroniche che vedremo tra poco, sull'elicotterino possiamo far girare liberamente il rotore della coda o anche l'elica. Siccome vogliamo andare subito al sodo prima di esplorare la base, vi faremo vedere questo bombardamento. Abbiamo già inserito le pilette nel vano batterie che si trova sotto alla base e sul lato sinistro invece c'è l'interruttore, lo spostiamo su on. Sulla piattaforma, oltre al nostro esponente della Crash Cavalry, abbiamo messo tutti gli accessori inclusi con il playset, quindi quest'auto della sua squadra un po' distrutta, e abbiamo anche un po' di rottami vari, una sorta di cannoncino, un lampione e dei cubetti di cemento, forse in realtà è gomma piuma, ne troviamo 6. Quando premeremo l'interruttore sull'elicottero si accenderà questa torcia sul davanti e con il fascio di luce dovremo cercare di colpire i due dettagli bianchi, i punti sensibili sulla base. Ricapitolando, abbiamo 3 punti esplosivi sulla base, li riconosciamo perché ci sono 3 fori sul pavimento, ed altrettanti accessori con il perno da incastrarci. Possiamo posizionarli come vogliamo, abbiamo un lampione, l'automobile e questo cannoncino. Ed il fascio di luce dell'elicottero di Skids, colpendo il sensore, farà esplodere in sequenza le 3 cariche. Facciamo attenzione perché ci sono anche gli effetti sonori.
Tante volte la sequenza è così veloce che abbiamo bisogno della moviola per vedere che in realtà sono tre esplosioni separate. L'attacco di Skids è devastante. Adesso possiamo ricomporre la base e finire il tour, anche se è chiaro che le altre funzioni non potranno competere con questa, che è veramente spettacolare. Ecco qui la piccola auto che troviamo, vedete c'è un perno qua sotto, si incastra nel forellino, facciamo un po' di pressione e lei rimane lì. I componenti della banda di ritorno dalla ronda possono salire questa piccola rampa ed eccoli vicini finalmente alla casa base. Ed abbiamo due punti di accesso all'interno del monumento, uno qui sul lato sinistro della statua e l'altro sulla destra, sotto l'ascella praticamente, attraverso un portone contrassegnato dal logo della Crash Cavalry. Ecco là all'interno e possiamo spingere il nostro veicolo. Qui sotto troveremo quattro posti auto assegnati, mi raccomando, quindi cerchiamo di non litigare. C'è un piccolo ascensore, lo solleveremo con la mano, non è una vera e propria funzione, ma è immancabile in un playset. Carichiamo il personaggino e solleviamo la pedana cercando di non farlo cadere fino alla prima fermata, qui dove abbiamo una sorta di piattaforma orientabile con un quadro comandi, dei monitor. La fermata successiva è a livello superiore, la vera base operativa della Crash Cavalry, che si trova nella testa della Statua della Libertà. È bello che le pareti interne siano state colorate con questa tinta rame che ci dà un'idea del materiale in cui la statua è effettivamente stata realizzata. Gli interni sono decorati per lo più con adesivi che vengono via molto facilmente, ma vediamo una scalinata rossa che porterà i personaggi fino a questi comandi quassù. Una poltroncina orientabile per i nostri personaggi sarà il luogo da cui manovrare il cannone per contrattaccare. Davanti alla poltrona infatti abbiamo l'arma principale della Crash Cavalry. È un cannone orientabile, destra, sinistra, in alto o in basso, già armato. Nel set troviamo due missili rossi identici. E vediamo che in realtà davanti adesso c'è una parete chiusa, perché il cannone rimane nascosto alla vista di Road Maniacs. Per uno strabiliante effetto sorpresa spingiamo in avanti la postazione. Ed ecco ciò che vedremo dall'esterno. Fantastico, premiamo il bottoncino rosso. A questo punto possiamo nascondere di nuovo il cannone ritirando indietro la postazione. Per chi non soffre di vertigini c'è posto anche quassù, sulla fiaccola. E per raggiungerla abbiamo un modo speciale. Alla base c'è una carrucola con manovella. Incastriamo il personaggino sulla pedana, questo gancetto dovrebbe cingerlo in vita, e diamo il giro alla manovella. Voilà, è partito per un viaggio bello lungo fino in cima. Infine vediamo che nel piedistallo ci sono i nascondigli di Road Maniacs, un simbolo per la banda e poi quattro posti assegnati, anche se questi sono veramente solo adesivi e non è possibile infilarci nella base che è già stata riempita con i meccanismi. E con questo direi che abbiamo visto tutte le caratteristiche del playset della linea Hot Wheels Road Wars Road Maniacs Mattel 1995. È uno di quei giocattoli che si recensiscono solo per avere una scusa per giocarci. Abbiamo già visto nel video precedente quanto siano divertenti i personaggi con i loro veicoli, il playset conferma questa linea come una serie di giocattoli dimenticata e sottovalutata. Sono divertentissimi. Esiste ancora un veicolo, un elicottero, che non possediamo ma che chiaramente prima o poi dovremo procurarci e a quel punto avremo completato la seconda serie di Road Wars. Nel video precedente già spiegavamo che è nata una prima linea, era composta da automobiline più piccole e senza personaggi. Queste piccole action figure con tutto ciò che le circonda, beh, sono uno spasso. Come sempre siamo ai saluti, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, costa nulla anche iscrivervi al nostro canale Bollino Blu Liprandi, cliccate sulla campanella e sarete informati all'uscita di nuovi video, stiamo pubblicando un'infinità di recensioni di giocattoli vintage, mai ristampe, e questo non è un'eccezione, proprio bello, anche se noi che siamo vecchiardi lo ricordiamo già come un giocattolo di quando eravamo grandi. Scriveteci nei commenti qui sotto, rispondiamo sempre a tutti, vogliamo sapere cosa ne pensate, lo ricordavate, qualcuno di voi forse anche lo possedeva. Bellissimo, ciao!